Siamo a pochi minuti dal via di quella che sarà l'edizione numero 9 della Verola Bike in casa dell'Avis Pedale Verolese guidato da Matteo Cervati. Quest'oggi ci aspettiamo dopo la gara di Scarpizzolo, sempre con il patrocinio del CSI nell'ambito del circuito Terre Bresciane XC. Apertura del circuito avvenuta alla grande con quasi 200 presenze nella scorsa tappa. Adesso aspettiamo di conoscere i numeri ufficiali della gara. La giornata si presenta nel migliore dei modi. Abbiamo asciugato il percorso perché abbiamo acceso il ventilatore. Corrono col sole, ragazzi. Meglio di così la partenza non potrebbe essere. Speriamo di sì, che vada tutto bene, spero che si divertano col nuovo tracciato un po' particolare, veloce, grazie al tempo che ha tenuto. Allora, ancora in cabina di regia il CSI a supportare le società che anche quest'anno si sono messe all'opera per l'organizzazione di questo importante circuito che ormai ha una storia e i numeri vi danno ragione. Sì, intanto bisogna dire che i numeri ci cominciano a darci ragione e un ringraziamento comunque va veramente alla società che, come la Verola Bike, che si mettono in opera per fare quelle magnifiche gare qua, che meriterebbero veramente molto 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 più successo. E comunque oggi è una giornata bellissima, nonostante le premesse che all'inizio settimana parlavano di temporali a destra e a sinistra, anzi c'è forse anche più secco di quello che doveva essere. Comunque spero veramente, come ha detto l'organizzatore, che i corridori sono sicuro che si divertiranno e su questo bellissimo tracciato. Il patrocinio del CSI a seguito del circuito ancora una volta, quindi la storia si ripete. Sì, la storia si ripete, il circuito cioè prende piede e speriamo che aumenti sempre di più. Allora, tra pochi minuti di via, grazie ai rappresentanti del CSI del Comitato di Brescia, grazie a Matteo Cervati dell'Avis Pedale Verolese, tra pochi minuti il via di quella che sarà l'edizione numero 9 della Verola Bike.
Antonio, dai! Battista! Allez. Thank you.
Sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà. Thank you.
siamo in chiusura della nona edizione della Verola Bike in casa dell'Avis Pedale Verolese, seconda tappa del circuito Terre Bresciane XC, che dopo la tappa odierna riprenderà il 26 marzo a Gavardo sul Monte Tesio in casa dell'SD Tempo Perso. Luca Bonaiti e Fabio Pasquali sugli scudi, quest'oggi in quella che lo ricordiamo ancora una volta è stata la seconda tappa del circuito, avete fatto praticamente tre giri insieme fino alla fine, quando avete deciso di andare avete abbandonato coloro che vi avevano accompagnato per la prima metà della gara. Ma sì, inizialmente penso all'inizio del terzo giro Fabio ha fatto un bell'attacco che è riuscito ad andare via da solo, successivamente dopo io nel boschetto sono riuscito a guadagnare qualche metro e a rientrare su di lui e abbiamo praticamente collaborato fino alla fine della corsa. Siete stati insieme per l'appunto fino alla linea del traguardo, non c'era neanche bisogno di scambiarsi qualche WhatsApp per dire se andavate insieme, perché poi siete arrivati in assoluta tranquillità avendo di fatto fatto il vuoto lungo la gara. I WhatsApp ce li scambiamo tra la settimana, però sono poco ciclistici, diciamo così. No, beh, poi come ha detto Luca, ha raccontato come è andata la corsa, niente, siamo rimasti, abbiamo fatto un po' gara dura per riuscire a rimanere magari in due invece che in cinque o sei, perché in volata non si sa mai, e niente, abbiamo tirato a tutte fino all'arrivo. In effetti il primo e il secondo giro, se non andiamo errati, a parte i primi tre chilometri del mezzo giro del lancio, diciamo così, e abbiamo visto che transitavate sulla linea del traguardo in fila indiana, segno che l'andatura era effettivamente molto molto alta. Sì, poi il terreno era asciutto, c'è stato un po' il vento che ha fatto comunque un po' di selezione anche quello lì. Dopo, come ho detto, ho preferito attaccare un po' per sfoltire un pochino il gruppetto. Sarai presente anche sul Tesio per la terza tappa del circuito? Sì, sì, farò tutto il circuito, sono abbonato, quindi farò anche le prossime quattro tappe fino alla fine. Perfetto, allora in bocca al lupo sia Fabio Pasquali, primo classificato, e Luca Bonaiti. Li rivedremo con ogni probabilità entrambi a questo punto sul Tesio il 26 di marzo. Allora, Valentina Garattini, quest'oggi qua a Verola Nuova sugli scudi, la portacolori del team Niardo 4Bike, in quella che era la sua prima tappa a livello personale del circuito Terre Bresciane. La rivedremo con ogni probabilità protagonista, le auguriamo, fin da ora, in occasione di quello che sarà il terzo appuntamento stagionale del circuito tra un mese, il 26 di marzo, sul Monte Tesio a Gavardo. Per te una gara, diciamo, partita dal fondo del gruppo, hai fatto una gara da sola fino alla fine. Sì, dai, sono contenta, era la prima gara, quindi prima gara per me sia del Terre Bresciane che di stagione. Sì, sono partita in fondo, però non avendo l'abbonamento e mi sono trovata in fondo al gruppo, pian pianino sono risalita e ho fatto un po' la gara da sola. Quindi la stagione, allora possiamo dire che è partita davvero nel migliore dei modi, con una vittoria. Sì, è partita molto bene, anche se diciamo che una gara così in pianura un po' non è proprio nelle mie corde, però sono soddisfatta. Ok, allora sappiamo già che ci hai già detto che sarai sul Tesio in occasione della terza tappa stagionale del circuito, e invece i tuoi prossimi appuntamenti quando sono? Allora, sabato prossimo ci sarà la gara a Verona, e credo di partecipare a quella, e poi comincia il Brixia. Perfetto, allora in bocca al lupo per il tuo prosieguo di stagione, ci vediamo sicuramente sul Monte Tesio il 26 di marzo, grazie a Valentina Garattini.
intervisti con Matteo poco prima della partenza della seconda tappa del circuito Terre Bresciane XC, circa 150 si sono presentati quest'oggi in quella che era l'edizione numero 9 della Verola Bike in casa del tuo team l'Avis Pedale Verolese, una gara che si è risolta con la vittoria di Fabio Pasquali, altra gara in archivio per la tua società. Sì, un'altra gara in archivio che ha fatto un mix dei circuiti degli anni passati, perché con il discorso degli agricoli che hanno sistemato alcuni terreni, alcune coste, abbiamo dovuto fare un mix dei vari circuiti. Sembra che è piaciuto, vedremo se il prossimo anno riproporrò lo stesso circuito. Il percorso inedito ce l'ha detto anche chi ha corso, che era sicuramente migliore degli ultimi tracciati che avevi messo a disposizione degli atleti in gara. Sì, sai, ogni anno si cerca di migliorare. Basta sentire le critiche degli atleti, critiche costruttive degli atleti per poter migliorare. È quello che stiamo cercando di fare. Allora, grazie Matteo, complimenti ancora per l'ottima riuscita della tua manifestazione. Arrivederci per il circuito Terre Bresciane, è fissato per il 26 marzo in casa dell'SD Tempo Perso sul Monte Tesio per la Tesio XC. Sport è la mia vita. Per allenamento accetto i sacrifici e la fatica, ma solo io conosco il reale valore di tutto questo. Le gare, l'adrenalina, il confronto con le mie avversarie per puntare al mio obiettivo competitivo. Con lo sport ritrovo sempre me stessa. È lo sport che mi dà la forza e la mentalità per superare i limiti davanti a qualsiasi difficoltà.